Ogni tanto se ne sente il bisogno di mettermi qui in un contesto un po' meno impostato per parlare con voi di Pokémon. Di farlo in maniera più estesa e generale rispetto agli approfondimenti che forniamo sul canale settimanalmente e con una chiacchiera che è impostata verso il futuro tangibile e concreto dei prodotti del franchise piuttosto che ai soliti e comunque interessanti aspetti narrativi. Nel lontano 2013 su Nintendo 3DS con Pokémon X e Y, Pokémon ha introdotto una nuova meccanica nel suo sistema di combattimento destinata a cambiare per sempre il sapore del franchise. Sto ovviamente parlando della Mega Evoluzione, un fenomeno grazie al quale i Pokémon possono trascendere i limiti posti dalla natura e così acquisire un potere devastante con il quale cambiare le sorti di una partita. Polli di fuoco che fanno più male di prima, gente con le unghie piuttosto prorompenti, tutte uguali e non differenti, e Kangaskhan che fino all'altro ieri faceva schifo e oggi invece è pronto a trebbiarti tua nonna. Due volte nello stesso turno. La Mega Evoluzione ha aperto le porte all'idea che temporaneamente i Pokémon potessero accedere a dei potenziamenti letali e da allora la cosa è divenuta una tradizione generazionale. In Pokémon Sole e Luna abbiamo avuto le mosse Z, attacchi devastanti derivanti da un'energia aliena, e in Pokémon Spada e Scudo abbiamo avuto la Dynamax, una trasformazione devastante dovuta a un'energia aliena. È un vizio. Arrivati a quasi un decennio dal momento in cui Pokémon ha inserito nella tradizione del franchise il potenziamento temporaneo e devastante, è arrivato il momento di porsi una domanda cruciale. La serie ha davvero bisogno di proseguire su questo iter? L'arrivo di una nuova meccanica con cooldown è un rito, una tradizione, una necessaria esigenza di gameplay? Nonostante il titolo esplicativo del video, che in realtà sarà esso stesso oggetto di discussione nella nostra analisi, la risposta a queste domande è molto articolata. E prima di addentrarmi nella questione ci tengo a precisare che il sapore e il contenuto di questo video è tutt'altro che incentrato sul competitivo, o meglio, non solo competitivo. Se è vero che una nuova meccanica di combattimento è vissuta a 360 gradi solo in multiplayer, è altrettanto vero che ogni nuova aggiunta può essere gustata anche nella campagna principale. In tal senso Spada e Scudo hanno fatto un grande passo in avanti inserendo progressivamente la Dynamax in tutti quanti gli incontri istituzionali del single player e facendo così metabolizzare la nuova feature ai neofiti. Inoltre è importante sottolineare che un'aggiunta al sistema di combattimento, se efficace, può essere quel ponte di passaggio da single player a multiplayer. Una meccanica divertente e originale è in grado di stimolare il neofita ad accedere allo stadio lotta, mentre una meccanica frustrante probabilmente non gli farà mai venire il desiderio di competizione. Detto questo, quindi, possiamo cominciare. Tutto il mio treno di pensieri odierno è nato dall'aver visto il terzo episodio del torneo dei sette fiori, nel quale abbiamo organizzato una competizione in singolo impedendo ai giocatori l'utilizzo del Dynamax. Già prima della competizione sentivo che avrei assistito a qualcosa di davvero particolare, che mi avrebbe illuminato riguardo l'assenza di una meccanica, di una feature così centralizzante del gameplay. Ed effettivamente è stato proprio così. Senza danni gargantueschi abbiamo osservato match con un quantitativo abnorme di switch in e out in più, strategie logoranti e pianificate a lungo termine, situazioni di vantaggio di momentum acquisito da parte dei giocatori frutto di azioni concatenate e non della pressione di un singolo tasto. Badate bene, questo non significa che non si arrivasse comunque a quel momento nel quale un Pokémon riesce ad acquisire un potere tale da trebbiare l'intera squadra nemica, ma questa volta il risultato veniva ottenuto attraverso una concatenazione di eventi ben specifici. Sostituzione tattica, mossa di boost davanti a un Pokémon che deve scappare davanti a me e quindi a quel punto mossa di danno che uccide il nemico, anziché premo il tasto trasforma il mio Pokémon in dio. In un certo senso tutto questo ha permesso di mettere a fuoco un pensiero che ho sempre avuto latente nel cervello, ma che non sono mai riuscito a scolpire a parole. La Dynamax è una scorciatoia per ottenere istantaneamente un'enorme pressione sul proprio avversario, che in condizioni di normalità può essere raggiunta unicamente compiendo varie azioni giuste al momento corretto. Quando mi capitava di incidere alcuni pezzi nel Virus Studio di Siena con l'allora band attiva Sogno Livido, il fonico Iappo era solito fare spesso questa battuta. Non abbiamo mica il tasto Miracolizer qui. Iappo si riferiva all'impossibilità di utilizzare un plugin o comunque una funzione del computer che permettesse ad una parte suonata di merda di essere piacevole da ascoltare. Perché un'incisione può suonare bene solamente se è stata eseguita a mestiere.
Ecco, se mi permettete l'iperbole, la Dynamax è il miracolizer del mondo Pokémon. Cioè, esiste e funziona davvero. Una pressione efficace e istantanea sul nemico, che non per questo non deve essere utilizzata con strategia e perizia, ma che non richiede particolari sforzi preparativi. O comunque, non sempre. Mentre osservavo i vari giocatori in gara nel torneo dei Sette Fiori, questo pensiero ha cominciato a germogliare nella mia testa sempre di più, fino a portarmi al passaggio logico successivo. Un assunto che molti membri della community mondiale Pokémon danno per scontato, ma che a mio avviso troppo spesso viene utilizzato più come frase fatta che come cosciente spunto di riflessione. Tutte le nuove meccaniche Pokémon dall'era di Kalos sono scorciatoie gratuite per una fetta ingente di momentum, e da allora Game Freak non ha mai più realmente introdotto novità per il suo battle system. Essa ha semplicemente riproposto lo stesso concetto facendolo vedere da più angolazioni diverse. E non parlo di lore, non parlo della somiglianza tra il concetto di una mossa Dynamax e quello di una mossa Z, tra la trasformazione di Mega Charizard X e quella di Gigamax Charizard. Parlo del significato strettamente ludico di queste aggiunte, del ruolo che ricoprono dentro il sistema di combattimento dei mostriciattoli tascabili. Mega evoluzioni, mosse Z, Dynamax, sono semplicemente delle versioni pompose e per certi versi semplicistiche delle Ultimate Moves videoludiche, o ulti per i più addetti ai lavori. Per chi non conoscesse il termine, con Ultimate Move si intende una sorta di mossa finale integrata all'interno di un videogioco che genera istantanei e ingenti benefici offensivi o difensivi e il cui utilizzo è solitamente limitato da un cooldown temporale o una condizione da soddisfare, o entrambi. Nel campo dei picchiaduro abbiamo per esempio lo smash finale di Super Smash Bros, che richiede il rompere prima dell'avversario una sfera di energia fluttuante. O volendo andare oltre il mondo Nintendo abbiamo la Fatal Blow di Mortal Kombat 11 o la Rage Art di Tekken 7, entrambe finisher che possono essere utilizzate quando si sono prese abbastanza ammazzate. Fuori da questo genere videoludico abbiamo le ulti di League of Legends, sbloccate solo nella fase avanzata della partita e comunque sottoposte anche a un cooldown temporale, oppure ancora le Ultimate Abilities di Overwatch, che sono caricate a mano che il personaggio compie o subisce azioni da parte degli avversari. Quello che accade in Pokémon da circa 10 anni è sostanzialmente analogo, sia nella forma che nello spirito. Esiste una Ultimate Move, ha come cooldown temporale l'intero incontro e permette al giocatore che la utilizza di accaparrarsi un momentum istantaneo. A Kalos è la trasformazione del Pokémon in una sua versione dalle statistiche sbroccate, ad Alola è la mossa Z capace di prendere kill altrimenti inesistenti e a Galar è un aumento congiunto di DPS e resilienza. Alcuni giocatori a questa affermazione rispondono che non è proprio così, che la ulti di Pokémon va utilizzata con strategia e parsimonia perché è tanto semplice buttare via una Mega, una mossa Z o una Dynamax e sostanzialmente premere il bottone senza acquisire il vantaggio che dovrebbe arrecare. E a questi giocatori dico: smettetela di giocare al cazzo di Pokémon e basta. Funziona così dappertutto ed è anzi un altro motivo di congiunzione tra il concetto generale di Ultimate Move e Dynamax, Mega e famiglia. Anche in Tekken posso usare una Rage Art e farla contro il muro o farmela parare come un babbo. Anche in LOL posso sparare più volte la mia ulti contro un cespuglio. E questa è una storia di vita vissuta, peraltro. Il che ci dimostra che ogni singola mossa finale deve essere usata con perizia per viverne al massimo l'efficacia. Estendendo questo discorso ludico per portarlo quasi su un piano filosofico, potremmo dire che la Ultimate Move è un mezzo attraverso il quale la creatura di turno supera i propri limiti imposti dalle regole della natura. E questo è da intendere sia narrativamente nel mondo di fantasia che ludicamente. Mega evolvendo, il Pokémon accede ad abilità e statistiche precedentemente sconosciute e quindi apre nuove porte per il game plan dell'allenatore che lo possiede. Con la mossa Z, una creatura riesce a prendere un'uccisione che altrimenti non le sarebbe stata possibile, perché Nilego di norma non impara una mossa rotta è così potente, e addirittura il discorso potrebbe essere esteso alle coverage potenti ottenute da un Pokémon attraverso un cristallo. Con la Dynamax infine è possibile prendere in prestito effetti secondari che non dovrebbero essere accessibili nel moveset del Pokémon di turno, e soprattutto la creatura può reggere colpi che altrimenti dovrebbero naturalmente obliterarla. In un certo senso la Mega Evoluzione, in quanto prima ulti della serie di ulti introdotte da Pokémon, è quella che secondo me meglio riesce a rendere questo slancio di gameplay anche in
termini di lore. Grazie alle mega pietre, i Pokémon possono evolvere solo durante il combattimento una volta in più del normale e quindi raggiungere dei limiti oltre quanto la natura avrebbe stabilito per loro. Qualcosa che si estende trasversalmente anche all'interno del gioco stesso, sfondando la quarta parete. Kangaskhan di norma è un Pokémon che, come tutti, è soggetto alla regola, si attacca una volta per turno, ma mega evolvendo, si va oltre questo limite di codice di gioco e Kangaskhan attacca due volte in un solo turno. Puntualizzato il perché le meccaniche dell'era 3D di Pokémon siano effettivamente delle Ultimate Move, c'è da dare credito a chi dice che comunque esistono delle distinzioni tra il fenomeno Pokémon e il mercato generale videoludico. E a dirvi la verità è proprio questo il fulcro del problema, che ci sono delle differenze e secondo me non sono positive. Nella maggior parte di esperienze che integrano meccaniche simili, le mosse finali con cooldown sono semplicemente un tassello inserito all'interno di un mosaico battle system più grande. Uno strumento sicuramente influente, capace di cambiare le sorti di una partita, ma mai disegnato e concepito come il protagonista delle meccaniche di combattimento. Una delle armi del proprio arsenale, ma non il perno attorno al quale l'intero sistema di ingranaggi gira, e sicuramente non un obbligo strategico dal quale è impossibile prescindere. In Pokémon, al contrario, tali meccaniche sono concepite e comunicate come grandi innovazioni che dovranno necessariamente stravolgere il gameplay del titolo di turno e che andranno utilizzate in ogni combattimento pena la propria sconfitta. Mega Z, Dynamax sono poteri talmente grandi, duraturi e sbroccati che non solo non possono essere ignorati, ma spesso sono in grado di influenzare anche il momento precedente alle partite, cioè quello del team building. Game Freak da 8 anni si è chiusa in una spirale nella quale schiavizza il suo battle system alla mercé del reskin di turno della meccanica di Burst, fino a far diventare la cosa una incomprensibile tradizione che tutti da un giorno all'altro cominciamo a percepire come imprescindibile. Però non c'è un vero motivo per il quale questa cosa sia effettivamente imprescindibile. Quando si pensa a una nuova generazione, istintivamente si comincia a ipotizzare quale possa essere la nuova meccanica di lotta introdotta. E il nostro pensiero va poi in automatico solo su ipotesi che comprendono supermosse, superstati, supertrasformazioni, superpoteri offensivi o difensivi e comunque sempre temporanei. Abbiamo lentamente accettato l'idea che Pokémon possa essere innovato di anno in anno solo in questo modo, ma se solo ci si ferma a ragionare un attimo, se solo ci si disintossica dalla meccanica di turno per 20 minuti, è chiaro come il sole che non sia così effettivamente. Il titolo del video è Pokémon non ha bisogno di nuove meccaniche di lotta, ma è volutamente incompleto. Come avrete ormai intuito, il mio pensiero è molto più articolato, ma era impossibile riassumerlo nei caratteri previsti per il titolo di un video. Non è che Pokémon non abbia bisogno di nuove meccaniche di lotta. Il franchise ha bisogno di smettere di pensare che l'ennesima declinazione estetica di un Ultimate Move sia l'unica novità che ha da offrire ai suoi acquirenti. Perché la verità è che non è un'innovazione, è la riproposizione della stessa minestra riscaldata che continuerà a presentare coerentemente gli stessi pregi e gli stessi difetti, e che ha esaurito il proprio carico naturale di entusiasmo circa nel 2015, a 2 anni dalla sua introduzione. In sostanza è un articolato gioco di parole per dire che mi sono un po' rotto i coglioni della cosa. E lo dico peraltro in un momento in cui ancora penso che la Dynamax sia comunque forse la declinazione migliore a livello di bilanciamento delle tre ulti proposte. Parliamoci chiaro, inserire una nuova meccanica all'interno di un battle system è tutt'altro che semplice, perché significa aggiungere un ingranaggio ad una macchina che è già propriamente indipendente e nella quale bisognerà armonizzare il nuovo arrivato con tutti quanti i componenti preesistenti. Quest'azione la si fa allo scopo di modificare l'approccio che il giocatore ha sul videogioco, cambiare i suoi modi di pensare, richiedergli l'applicazione di schemi mentali differenti rispetto al passato. Qualcosa che è accaduto con la introduzione delle abilità in terza generazione, che è avvenuto a maggior ragione con l'arrivo delle Mega nel 2013, ma che da allora sta diventando un pericoloso more of the same. Ad Alola, a Galar, il giocatore non ha cambiato il suo modo di pensare rispetto al ragionamento di una qualsiasi battaglia in X e Y. Permettetemi la provocazione, ma è cambiato semplicemente il tasto da premere. E anche questo dovrebbe suggerirci qualcosa. L'HUD è sempre la stessa, perché la meccanica è sempre la stessa, cambia solo qualche sfumatura. Ciò di cui abbiamo bisogno in futuro, dunque, a mio avviso, sono due fix, congiunti e paralleli.
Da una parte la scelta di una specifica e definitiva versione per la ulti in chiave Pokémon, che deve essere ridotta e detronizzata dalla sua attuale centralità. Facendovi un esempio su due piedi, che ne so, una piccola trasformazione del Pokémon che per tre turni può compiere mosse più forti ma senza effetti secondari, percepita più come una grande manforte durante l'incontro che come la base, il cemento di quest'ultimo. Dall'altra parte, a 8 anni dall'ultima vera novità, Game Freak deve effettivamente studiare un'innovazione per il proprio battle system e deve proporre una di quelle meccaniche capaci di sconvolgere per sempre il nostro approccio ai core games. Una richiesta più facile a dirsi che a farsi, ma per la quale voglio farvi una piccola proposta a puro scopo esemplificativo, per farvi comprendere quantomeno che sarebbe effettivamente possibile operare in questa direzione. Uniamo il parto dell'internet mondiale negli ultimi 15 anni di storia per creare l'esempio perfetto. Le combo di mosse, che generano effetti speciali. Mi raccomando TPC, prendi nota che tanto lo so che lo fate. Torneo dei 7 fiori no Dynamax, avevate fatto voi sto regolamento, non se l'era cagato nessuno, avevate fatto una mezza gara online, mo serie 10, regolamento ufficiale. Per introdurvi il discorso è necessario menzionare tre mosse già esistenti nel mondo Pokémon, ovvero Erba Patto, Acqua Patto e, molto sorprendentemente, Fiamma Patto. Queste mosse le conosciamo io, voi, Pardini e il cugino molto appassionato di competitivo di Masuda. Molto appassionato per conoscerle. Tali mosse sono delle banalissime 80 base power, prive di effetti secondari e apprese solamente dagli starter e da Silvally. Tuttavia, se usate in combo fra loro, sono in grado di creare degli effetti secondari devastanti che eguagliano e spesso superano quelli dei campi dei Tapu. Fiamma Patto da sola non farà nulla, ma se usata nello stesso turno di Acqua Patto è capace di creare un arcobaleno che raddoppierà la probabilità per 4 turni di effetti secondari per le mosse. Con Erba Patto invece il campo diviene un mare di fuoco e quindi gli avversari prendono un danno di un ottavo dei loro PS ogni turno, come Gigavampa o Gigalapill, insomma. E no, non è una fanfiction, esiste davvero, cioè queste cose si possono fare. Ora, tali mosse sono spendibili solo in doppio perché l'effetto secondario si attiva solamente se sono usate nello stesso turno. E anche in doppio sono poco diffuse per la loro scarsa presenza nei moveset dei Pokémon. Ma proviamo per un attimo a estendere questo concetto tanto quanto i cristalli Z sono stati estensione del concetto dei bijou di quinta generazione. Se la nuova meccanica consistesse nella possibilità di sbloccare effetti secondari per mosse Pokémon utilizzate in successione, sia nello stesso turno in doppio che in due turni contigui in singolo, il modo di concepire le lotte cambierebbe per sempre. Si potrebbero raggruppare le mosse di danno esistenti in gruppi divisi magari per tipologia e prevedere così alcune combo elementali fisse attivabili da ogni specie di Pokémon. Una mossa fuoco speciale utilizzata dopo una mossa ghiaccio fisica evoca un campo scivoloso che diminuisce la precisione delle mosse. Mossa elettro qualsiasi dopo mossa acqua qualsiasi evoca il campo elettrico, perché sul campo è stato gettato un ottimo conduttore. E ancora, volendo passare alle mosse di stato, pioggia danza dopo campo elettrico genera una tempesta, una bufera che danneggia tutti i Pokémon non acqua e non elettro, esattamente come succede attualmente con la grandine o con la terrempesta. L'esempio portato alla vostra attenzione ha davvero un campo d'applicazione esteso e sconfinato, ed è persino stato utilizzato come base per dei battle system di alcune Acrom Pokémon. In Pokémon Reborn, ad esempio, esistono i Field Effect che sono attivati proprio dall'utilizzo di alcune mosse in successione. Usando il riflesso in una magico zona si attiva il campo di specchi, una situazione nella quale l'illusione viene legata temporaneamente alla statistica del crit e che danneggia per un quarto dei PS totali tutti i Pokémon che falliscono la propria mossa, un po' come se avessero effettivamente sbattuto su uno specchio anziché colpire il proprio avversario. È chiaro che tali effetti andrebbero studiati nel dettaglio, dosati e rilasciati con parsimonia, ma avrete capito il senso del discorso, che non vuole certo essere un corso accelerato di game design. Con una meccanica non volta al burst offensivo o difensivo, ma allo stravolgimento delle meccaniche preesistenti o a un legame diverso tra quelle che già conosciamo, il gioco cambierebbe davvero tanto il suo feeling generale. Pokémon precedentemente incompatibili diverrebbero sinergici, mosse inutili comincerebbero a essere integrate all'interno dei moveset delle creature, e il tutto si realizzerebbe con una meccanica che non concede un momentum istantaneo, ma mostra un nuovo percorso per raggiungerlo gradualmente. Non il tasto Miracolizer, ma un metodo per arrivare da inizio a fine spartito efficacemente. Con una vera meccanica inedita e non una riproposizione di qualcosa di già vissuto,
vissuto, la serie principale Pokémon sarebbe in grado di cambiare gli schemi mentali applicati su di sé nel corso degli ultimi 8 anni. E della cosa potrebbero giovare sia i veterani, che vivrebbero esperienze nuove, sia i neofiti, che solleticati da un nuovo modo di giocare i Pokémon potrebbero avvicinarsi per la prima volta al franchise. Certo, il problema di strutturare una nuova meccanica di lotta unicamente sul lato tecnico del titolo, anziché quello estetico, creerebbe un problema di spendibilità commerciale delle innovazioni del franchise. Con le mega evoluzioni si aprono le porte ai nuovi peluche di Charizard X e Charizard Y. Con le Dynamax e Gigamax idem compatate. Con le mosse Z si rende possibile creare il Mon Collet della Takara Tomy di Giga Pika Cazio, come si chiama lei, alla sfaccimma di 34 euro. The Pokémon Company e Game Freak hanno sempre puntato a rilasciare nuove meccaniche per il battle system che fungessero da trampolino per il lancio di nuovi prodotti di merchandising. E forse la loro centralità, al di là di scelte semplicistiche di game design, è anche in parte dipendente da questa scelta. Se la Dynamax è protagonista delle lotte, allora lo sono anche le forme Gigamax, e quindi il bambino sarà più volenteroso di comprarsi un peluche di Gigamax Charizard in onore di quella volta che con un Pokémon è una mossa ha trebbiato la squadra del campione. Ma pensandoci bene, non si tratta anche in questo caso di un rito che percepiamo come irrinunciabile solamente perché ormai ci siamo fossilizzati su quest'idea? La verità è che oggi, con forme alternative, forme regionali, forme attivate e disattivate dalle abilità, anche il concetto di legare per forza il merchandising alle nuove meccaniche è superato. Un Pokémon vecchio può venir riproposto sugli scaffali di un Pokémon Center grazie a un redesign regionale. Un Pokémon nuovo può avere 2 o 3 forme a seconda degli oggetti inediti che gli si assegnano. E quindi a The Pokémon Company non mancano più le scuse per inserire nuovi gingilli da vendere per la medesima specie di Pokémon. Soprattutto perché se un Pokémon oggi è inserito in un Pokédex regionale, automaticamente è protagonista del gioco, anche per il fenomeno del Dexit. E poi in questa chiacchierata ormai sempre più informale, la verità è che l'unico limite è la creatività della produzione. Tornando all'esempio fatto in precedenza, in un'ipotetica generazione che introduce le combo di mosse si potrebbero ragionare le action figures doppie, come quelle di Mew e Mewtwo che ho di là in studio. Oppure ancora le carte che sono divise a metà, in un'estremizzazione magari della tag team già introdotta in passato. Voglio dire, se tornassimo indietro nel tempo e applicassimo la mentalità di merchandising odierna al Pokémon che fu, avrei creato statue di Salamence incazzato nero per citare la sua prepotenza, oppure ancora un bel peluche di Sharpedo ruvido per menzionare la carta vetro che danneggia gli avversari. Idee fugaci che dimostrano che tutto è possibile con un po' di pensiero trasversale e che dimostrano che è tempo che io mi compri The Pokémon Company. O forse semplicemente devo fare abbastanza soldi per raggiungere questo scopo, quindi subatevi al canale di Twitch. Il prossimo sub goal è comprarsi Masuda. Perché lui deve fare il bonifico a me quando sono io a poterlo fare a lui? Siamo in chiusura di video e pertanto vorrei tirare le somme di questa riflessione insieme a voi. L'assenza di Dynamax in questa piccola competizione locale in singolo, che presto si espanderà in una competizione ufficiale mondiale in doppio sul Battle Spot, mi ha rivelato una strada maestra dalla quale sarà difficile distogliere lo sguardo. Pokémon, nella poliedria della sua stagnazione, si è autoimposto una serie di cliché immotivatamente. E uno di questi è l'obbligo di ragionare meccaniche Ultimate Move, sempre diverse nella forma ma identiche nella sostanza. Negli anni i giocatori mondiali di Pokémon, competitivi e non, hanno vissuto, metabolizzato, digerito queste superazioni Pokémon, comprendendone tutti quanti i lati positivi e negativi. La bellezza di poter sprigionare un potere senza eguali, la soddisfazione di vedere la propria creatura trasformarsi e trascendere i propri limiti naturali, e la frustrazione di capire quanto queste meccaniche risultino centralizzanti, e quanto finiscano sistematicamente per tenere in ostaggio il resto del sistema di combattimento dei giochi. Qualsiasi ripetizione, da questo momento in poi, di questo schema di game design non è innovazione, è accanimento terapeutico verso una meccanica che continuerà a presentare, per forza, sempre gli stessi pregi e gli stessi difetti. Ancora e ancora, ragazzi, non è un caso che i giocatori competitivi, dopo circa un anno dall'uscita di un nuovo gioco, si lamentino della meccanica di turno, e il contenuto delle lamentele è sempre lo stesso, perché la meccanica è più o meno sempre quella.
Pokémon dovrebbe prendere la sua esperienza con le ulti, recintarla in un campo d'azione più limitato e farne tesoro per il futuro. Gli esperimenti del futuro, però, dovranno cominciare a guardare oltre l'idea della pressione del tasto "adesso vinco io". 25 anni di franchise significano anche 25 anni di esperienza con il franchise da parte degli acquirenti e il punto di saturazione massimo per certi dogmi imposti dalla produzione non è più fissato a domani, è oggi. Ragazzi, abbiamo concluso questa riflessione e adesso più che mai è il momento di sapere che cosa ne pensate. Fatemelo sapere nello spazio commenti di YouTube e se questo video vi è piaciuto cliccate sul tasto like, che genera un like incredibile, molto forte, per un periodo limitato. Questo video e basta, poi infatti andrà cliccato nel prossimo video di nuovo. YouTube, innova lo sto cazzo di sito, che poi non è manco sbagliata come idea, facciamo un video. In descrizione oltre a Star Select avete TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette, mani, nelle serie TV e videogiochi con codice sconto Giovannone, avete 9 euro di sconto su ogni acquisto. Stasera, ore 21:30, ci vediamo con Anime Oscure 2. La storia di Cassandro e Joel va avanti dopo una sorta di dichiarazione d'amore e di intenti da parte dei due personaggi. C'è da leggere l'anima di quel tizio, non spoilerò per chi non l'ha giocato. Ciao!